Saluti da Crispiano, amici del campionato amatore Taranto. Quest'oggi ci troviamo nella bellissima cittadina che sorge attorno al solco carsico detto Vallone, abitato fin dalla preistoria, che nel Medioevo fu sede del casale Crispiani e dell'abbazia di Santa Maria di Crispiano. Ma ovviamente non siamo qui per parlarvi delle bellezze di detta cittadina, ma per raccontarvi della partita che vede di fronte lo studio dentistico De Pace e Barocco Argenti per quella che è la 25esima giornata della Serie A ASI di Taranto. E allora vediamo le formazioni in campo a partire dai gialloneri padroni di casa che schierano in porta Antonio De Gennaro. In difesa Giuseppe Russano, Alessio Vitti, Aristide Petruzzi e Pasquale Del Giudice. Cosimo Caso e Cristian Taglio al centro della mediana, mentre Francesco Buccoliere e Francesco Bevilacqua agiranno sulle fasce di competenza. In attacco la coppia formata da Angelo Giudetti e Mario Blè. Dalla parte opposta i violi di Barocco Argenti vedono in porta Angelo Basile, al centro della difesa Nicolo Borgia e Usman Biramafal. Esterni bassi Giuseppe De Cesare e Pietro Manco. La cerniera di centrocampo è composta da Luciano Nettis, Lorenzo Fabiano, Giuseppe Boccuni e Amadou Sammè. Il trequartista di riferimento è Alessandro Lagioia, che giocherà dietro alla punta Francesco Piccinni. E quindi non aggiungiamo altro alla brodaglia, si dia inizio alla tensione. Leggerezza di Caso nella fase difensiva, Lagioia ne approfitta per impossessarsi del pallone e servire al centro per Nettis, che tenta subito la conclusione dalla distanza. La palla è ribattuta dalla difesa ma ritorna nella zona di Nettis, che ci riprova ancora da fuori area senza però troppa fortuna. Manovrano per vie centrali nel cerchio di centrocampo i viola di Barocco Argenti. La fiammata improvvisa di Lorenzo Fabiano innesca il movimento di Giuseppe Boccuni, che però perde l'attimo e si fa anticipare da De Gennaro. La prima fase della partita è favorevole agli ospiti, che vanno in vantaggio con Alessandro Lagioia, che aggancia il pallone a seguito di una ribattuta della difesa avversaria per battere De Gennaro con un pallonetto puffoso ma benefico. Il pallone si accomoda in rete ed il tabellone dello stadio Castellano segna il vantaggio di Barocco Argenti. Il gol subito ridesta i gialloneri padroni di casa. Rimessa laterale in attacco. Giudetti abbranca il pallone fra tre avversari. Si gira e colpisce la palla che si alza a campanile prima di finire pericolosamente in zona gol. Basile si rifugia in corner. Attaccano i gialloneri sulla destra. La palla viene crossata al centro dove c'è Nettis che intuisce e respinge. Ma Cristian Taglio è sul pezzo. Fa sulla sfera e la smista sulla sinistra dove c'è Mario Blè che è libero come una Pasqua. L'attaccante di De Pace tira ma Basile compie il miracolo deviando in calcio d'angolo. Dalla parte opposta alla Gioia, Piccinni e Sammè danzano al limite dell'area giallonera. Il numero 15 viola viene contrastato efficacemente. Il pallone arriva poi sui piedi di Piccinni, che scarica una sassata di destro che De Gennaro respinge da eroe. L'azione è ancora viva, ma Boccuni viene stoppato sul più bello da Francesco Buccolieri. Luciano Nettis va alla battuta del corner scaturito dall'azione precedente. Biramafal va in orbita e colpisce a botta sicura. Non ha fatto i conti però con un De Gennaro in versione paratutto. Nel secondo tempo i padroni di casa provano anche nuovi schemi sui calci piazzati per raggiungere il pareggio. Cristian Taglio questa volta ci si avvicina molto, ma ancora non basta. Rimessa in gioco di Russano lungo la corsia di destra. Mario Blè, dopo essersi liberato della marcatura di Pietro Manco, si lancia sul pallone per rimetterlo al centro. Giudetti arriva di gran carriera, ma il suo colpo di testa vola alto sulla traversa. Mario Blè ci riprova sul calcio di punizione. Palla debole centrale, Angelo Basile blocca senza troppi affanni. Pietro Manco accende il GPS e serve in avanti una palla lunga intercettata da Pasquale Del Giudice, che la manda nella zona dove opera Angelo Giudetti, che attacca lo spazio e si porta in area per colpire poi Basile con un chirurgico tocco di sinistro. L'operazione riesce alla perfezione e lo studio dentistico De Pace raggiunge così l'agognato pareggio. Nel concitatissimo finale di gara lo studio De Pace ha l'ultima occasione per portare a compimento la remontada. Cristian Taglio e Giuseppe Lovero ingaggiano un duello rusticano a centrocampo. Alla meglio il numero 10 giallonero, che poi lancia lungo nella zona di Blake, approfitta di un rimpallo favorevole per sorprendere Basile con una palombella dal limite. Il pallone accarezza la parte alta della porta viola. Si chiude quindi con un pareggio sostanzialmente giusto il match tra lo studio dentistico De Pace e Barocco Argenti. Un tempo ciascuno e tutti a casa paciosi e sereni. Perlomeno noi lo siamo di sicuro. Bene amici, ci si vede la prossima settimana, eh?